prego Manuel di portare questo premio a tutta la squadra con il nostro grande sincero in bocca al lupo. Forza Viola! Un premio dato dai fiorentini al capitano della Fiorentina, che è fiorentino ormai e quasi d'adozione, visti gli 8 anni passati in Riva all'Arno. Per lui un largo sorriso e tante dichiarazioni d'amore alla città e a una squadra che sta nascendo con ottimi auspici. È dato a Manuel Pasqua! Eccolo là! Per essere diventato con modestia e dedizione punto di riferimento per tutta la squadra e capitano della nostra amata Fiorentina! Grande! Allora, dici due parole, due, anche tre se ti scappi, vai pure in mezzo. Come va? Molto bene, molto bene. Puoi salutarla anche te. Che cazzo, te ne frega nulla, stai lì dove sei. Dicevo, ora non è che tu mi dici che è. Che è? Yeah, salutala, come la vuoi salutare? Con la mano, vuoi dare la mano? Eccoli, facile. Lo sapevo. Allora, questa, insomma, noi non parliamo con te, non possiamo parlare certo, no, di Fiorentina, giusto? Cambia squadra, no? No, no, vogliamo parlare, si può parlare, non è che ci avete i comunicati stampa, no, il mister ha detto va tutto bene, no? Sono qui per questo. Come ti trovi con Montella? Molto bene, è un allenatore quadrato, però fa bene a questa squadra. Ecco, io quando lo vedi mi chiedi una cosa, se lui ha difficoltà a stare a Firenze, perché noi, siccome lui il suo nome ormai è l'aeroplanino, non so se hai visto l'aeroporto di Firenze qui. Sarebbe bello fare la pista un pochino più lunga, così almeno quando ritorneremo in Europa anche noi riatterreremo, noi e tutti i nostri tifosi riatterreremo a Firenze. Eccola, bravo! E sembra l'aeroporto da Barbie, no? Visto com'è, però com'è. Allora, vi allenate, abbiamo visto che insomma ve la cavate bene, non possiamo dire nulla. Come la vedi te? Come ci vedi? Come ci vedi? Da qui a qualche mese, tipo lo spread, come ci vedi? Guarda, hanno costruito una squadra importante, una squadra di qualità, e la cosa bella è stata vedere tutti i tifosi della Fiorentina, anche se abbiamo perso Napoli, felici di vedere come gioca la squadra. E quello è una cosa molto importante dopo due stagioni un po' oscure. Quindi sono io portatore di questa squadra che ringrazio tutti i tifosi. Bravo, parole giuste da capitano, anche se devo aggiungere che lascia te, forse non so se lo puoi dire, ma io l'ho visto, con un campo da calcio come quello che hai giocato l'altra volta, forse i ragazzi, senz'altro i ragazzi, i bianchi e calcio storico, con quella sabbia si trovava meglio, o no? Perché era un campo tremendo, come mai? Disastroso, c'era solo sabbia, per fortuna non ha piovuto perché sennò dovevano chiamar loro per tirarci fuori. Ma scherzi, è vero, cioè ragazzi, le formine facevano prima i castelli sabbia, ora le case popolari, perché i tempi sono cambiati. Sono inorgoglista dal momento che è dato un po' ai simboli della città dell'anno, che l'anno passato è andata a Jovetic. Sì, sicuramente è un premio che fa piacere ricevere, soprattutto perché ho visto prima nel libro chi l'ha ricevuto anche oltre l'anno scorso e negli anni passati. Sicuramente a livello sportivo tutti grandi campioni, e questo mi fa un grande piacere ricevere quest'anno, e poi anche gente dello spettacolo, quindi un grazie speciale a San Frediano. Firenze a vita? La mia volontà è quella di restare veramente ancora molto a lungo e dare ancora tanto per questa squadra, questa società e questa maglia. Ormai ci sono attaccato come non mai, soprattutto insomma, dopo aver fatto nascere i miei due figli qua, la volontà è veramente quella di poter rimanere qua a vita. Ecco, ci sono stati tanti complimenti di poterne nel caso e dopo le prime due giornate di campionato da parte della critica per questa Fiorentina. Ecco, voi dall'interno come la state vivendo? Che squadra ti sembra che sia Cristiana Benelli? Beh, ha fatto una squadra di grande qualità sotto tutti i punti di vista, sia a livello umano per quanto riguarda i ragazzi, sia a livello di qualità sportiva in campo. E in queste prime tre apparizioni ufficiali l'abbiamo dimostrato veramente di poter toglierci qualche soddisfazione importante quest'anno. Manuel, quando ti hanno detto che c'era il nuovo attaccante Luca Toni, mi dici la tua reazione e poi cosa gli hai detto nello spogliatoio, visto che sei uno dei pochi che lo conosce già? Guarda, mi è stato comunicato dal presidente Andrea Della Valle, perché quel giorno era a vedere l'allenamento. Finalmente mi ha detto: ma hai visto che abbiamo preso? No, presidente, abbiamo preso Luca.
e allora ci siamo messi tutti e due a ridere perché sapevamo che Luca può dar tanto sia a livello di spogliatoio che in campo. Speriamo di ricostruire una coppia vincente. E tu cosa gli hai detto in queste ore? Vi siete allenati insieme? Quando l'ho visto il primo giorno ci siamo tutti e due messi a ridere perché io ero felice di rivederlo e lui perché non si aspettava di ritrovarmi capitano. Sì, una domanda per quanto riguarda anche la fascia di capitano. Comunque, quanto orgoglio c'è dopo tanti anni, comunque anche la dimostrazione che alla fine lavorare e mantenere fede comunque ad una maglia alla fine rende. Entriamo, anzi, proseguiamo. Sicuramente mi fa un grandissimo piacere, anche perché negli anni quella fascia l'hanno indossata dei grandissimi campioni. Quindi mi fa veramente un gran piacere aver visto che sia la società, che l'allenatore, che i compagni hanno accettato la scelta di un Pasquale Capitano. Spero da qua in avanti di poterla indossare con orgoglio e rappresentarli in tutte le nostre squadre. Ma che ti ha detto Stefano quando ti ha visto la fascia da capitano? Guarda, nulla, perché c'è stato comunicato prima della partita con l'Udinese in casa e non abbiamo parlato di questa cosa, anche perché il mister era stato chiaro sin dall'inizio che l'avrebbe deciso lui. Nessuna battuta? No, nessuna battuta. Se ti sei sorpreso da questa reazione di Firenze, che dopo due anni che non arrivi in risultati, Fiorentina perde in quella maniera a Napoli, è vero, ma comunque c'è un'accettazione della sconfitta, quasi la gente è più contenta per come ha giocato che la delusione della sconfitta. L'ho detto a inizio, insomma, qualche settimana fa, l'umore attorno a questa squadra è cambiato, non c'è più tristezza, comunque voglia di attaccare solo e solamente la squadra e la società, ma c'è veramente grande entusiasmo, soprattutto la gente sta vedendo una Fiorentina che gioca un bel calcio e molte volte ci sta pure di perdere contro una grande squadra come è stato il Napoli, però se continuiamo a giocare con questo tipo di prestazione potremo, insomma, veramente arrivare in alto e togliersi la bella soddisfazione. Manuel, quante punizioni hai tiri? Un palo, un gol? Speriamo di continuare con questa media. Era più di qualche anno che non le calciavo, le avevo calciate i primi anni quando sono arrivato a Firenze, poi per alcuni motivi non le ho più calciate. Spero, insomma, di poter essere d'aiuto alla squadra quando calcio in porta o ai miei compagni, insomma, dargli la possibilità di metterle nelle condizioni di far gol per tornare a essere importante veramente per tutti.